nostra campagna TGR in tour andiamo a Bra, la scoperta del progetto Città Slow che mette in pratica la filosofia di vita a ritmi lenti. Sulle prospettive del turismo, ospite l'assessore regionale Antonella Parigi. E proseguiamo con la nostra campagna dedicata al turismo e vi proponiamo viaggiare con lentezza, il motto di chi vuole scoprire una delle 80 città in Italia, di cui 4 in Piemonte, che aderiscono alla catena di Città Slow International. Tra i comuni fondatori fin dal 99 c'è anche Bra. Vediamo allora di che cosa si tratta con Chiara Pottini. Dedicato a chi si sente viaggiatore più che turista, che mantiene e nutre la curiosità intellettuale e della scoperta. Dedicato a coloro che desiderano diventare attori della propria vacanza e che piuttosto che acquistare un souvenir in una bancarella preferiscono crearlo con le proprie mani. È il turismo vissuto con lentezza, gustato e assaporato fino all'ultima goccia, che trova nei comuni sotto 50.000 abitanti il suo luogo ideale per trascorrere giorni all'insegna del relax, della buona cucina e della cultura. La rete Città Slow, che raccoglie dal 1999 230 città in tutta Italia, ha avuto tra i comuni fondatori la nostra Bra, resa famosa da Carlo Petrini nel mondo per l'Università delle Scienze Gastronomiche di Pollenzo e la filosofia dello slow food. In Piemonte vi aderiscono altri 3 comuni, Chiaverano e Usseglio nel torinese e Casal Beltrame in provincia di Novara. Aderire alla Città Slow è impegnativo sia per i sindaci che per l'intera comunità. Non c'è nessun profitto, si sceglie una controcultura per contrastare spopolamento e perdita delle tradizioni. E così si va a Bra per conoscere la mensa scolastica, un esempio di efficienza e organizzazione virtuosa, o i caseifici e per godere di una passeggiata in campagna. Si scopre la lunga tradizione di Chiaverano nella coltivazione di uno speciale rosmarino profumatissimo o l'antica tradizione della lavorazione del ferro. A Casal Beltrame si passa apposta per conoscere il primo progetto della podesteria delle Città Slow, una sorta di negozio pubblico per produttori privati e locali. E ancora nella piccola Usseglio, 209 abitanti, imperdibile a metà luglio la mostra mercato della Toma, un evento che raccoglie turismo e produttori da tutto l'arco alpino. Recuperare il senso del tempo non è cosa semplice. Il turismo può essere la chiave di un progetto più ambizioso per difendersi dalla banalizzazione dai pacchetti standardizzati dei visitatori mordi e fuggi. Nel futuro di Città Slow, ampliare il numero dei comuni aderenti anche in Piemonte, ma senza fretta.